Barbara, come sempre, apriamo la puntata con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Bentornati cari telespettatori all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno dell'Ariete nasceva un attore, un comico, uno sceneggiatore, un regista e un cantante, tutto di più. Nel 1921 nasceva Saturnino Manfredi, in arte Nino Manfredi, primogenito dei due figli di Romeo Manfredi e di Antonina Perfili, provenienti entrambi da famiglie contadine. Dopo le scuole medie si iscrisse come semiconvittore al Collegio Santa Maria, da dove però scappò varie volte finché fu costretto a proseguire gli studi da privatista. Nel 1937 si ammalò gravemente di tubercolosi. Imparò a suonare un banjo da lui stesso costruito ed entrò nel complessino a plettro dell'ospedale. Dopo un'esibizione avvenuta nello stesso sanatorio della compagnia teatrale di Vittorio De Sica, iniziò ad appassionarsi anche alla recitazione. Per accontentare la famiglia si iscrisse però alla facoltà di giurisprudenza e per evitare l'arruolamento si rifugiò in alta montagna con il fratello sopra Cassino. Rientrato a Roma nel 1944 riprese gli studi universitari e contemporaneamente si iscrisse all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Nel giugno del 1947 si diplomò all'Accademia. Nell'autunno dello stesso anno fece i suoi esordi al Teatro Piccolo di Roma, recitando in testi per lo più drammatici. Nella stagione 1952-53 collaborò con il grande drammaturgo Edoardo De Filippo, portando in scena al Teatro Eliseo di Roma tre suoi atti unici, Amicizia, I morti non fanno paura e Il successo del giorno, recitandoli insieme a Paolo Panelli e Bice Valori. Esordì al cinema con un primo film nel 1949, Torna a Napoli, di Domenico Gambino, proseguendo con due film musical sentimentali in chiave napoletana, Monastero di Santa Chiara, di Mario Segui, e Anima e Cor, di Mario Mattoli, e passando poi alla commedia sentimental popolare. Altro ruolo importante cinematografico di quell'epoca fu nel film di Totò, Peppino e la mala femmina. E così nei ruoli cinematografici si aggiudicò 5 nastri d'argento e 5 David di Donatello. Nel 1972 ci fu una grande interpretazione di Geppetto, il papà del grande Pinocchio, questo film di Collodi che ha fatto impazzire, amare tutti i ragazzini e non ragazzini. Nino Manfredi si è esibito con successo anche come cantante. Nel 1970, con la sua versione del classico brano di Ettore Petrolini, Tanto per cantà, raggiungendo le primissime posizioni della Hit Parade. Lo ricordiamo anche come protagonista di alcune serie di spot pubblicitari, dove renderà popolari i due noti slogan «Più lo mandi giù e più ti tira su» e «Il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?». Ora non può mancare una sua citazione. Il caffè è un amico che ti tiene sveglio, fa sta più allegri e qualche volta evita i dispiaceri. L'ultimo suo ruolo come attore fu quello di Galapago nel film La fine di un mistero. Subito dopo la fine delle riprese di questo film, nel 2003, fu colpito da un ictus. Alcune sue curiosità. Nino Manfredi amava molto la musica e suonava il banjo e la chitarra.
In un'intervista gli chiesero se aveva un sogno nel cassetto. Lui rispose: sì, vivere alla giornata. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Un grande abbraccio da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti e buon pomeriggio.